Bomba. No, c'era la doppia cassa che iniziava a mettermi un po' di ansia, avevo un po' di agitazione. Bellissimo, bellissimo video, a me è piaciuto tanto, 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 tanto. Ma no. Io già una volta ho fatto un'esternazione qua da Database che mi avete linciato. Ho detto, a me Dream Theater non piacciono. Ma allora, cosa ho detto, Santa Benedetta? Non ti permetti. A me questi virtuosismi, sinceramente, io che sono molto le zeppeliana, non mi fanno impazzire, però per carità vi ho passato il video, quindi non potete dire niente, va bene? Esatto. Nevermore, la prossima volta metti Dream Theater. Cazzo, la prossima volta metti Dream Theater. Oggi è polemica l'Alteria, ma sono 2 o 3 puntate che sono un po' polemica, ma te la metto dritta io. Sono entrata in menopausa, era quello il problema. Esatto, è quello il problema. Vai Jack! Vai, Jack. Ciao, sono Mary. Ieri ho detto al mio ragazzo che non mi piace più e finalmente mi sono liberata. Viva l'emo per sempre. Grande. Viva l'emo per sempre. Ha detto viva l'emo? Mary, viva l'emo per sempre. Oh, ma stiamo scherzando. Oh, hai visto che... Ma tu ti tagli per dire che provi sentimenti. Mary, l'emo no, eh. Io non sono d'accordo nemmeno. Ci sono polemiche. Hai visto che su Facebook c'è il gruppo Meglio Scemo che Emo? Meglio scemo che emo, povera Mary, non ci guarderà mai più. No, vabbè, ma è questione di capire il movimento degli emo, io proprio non lo capisco. No, non infatti, parliamone un'altra volta. Distaccando perché, dal discorso esatto. Musica emo, per carità, la musica è bella tutta quella che piace. No, proprio così, esatto, come movimento sociale, come movimento estetico che poi si è creato, no? Tu dici, ma sono emozionali, sono emozionali. Emotional, esatto. Sono emozionale pure io, vai Jack. Vai Jack. Allora, ciao Alte e ciao Ketty, ma dove sono finiti i ragazzi con le palle? Il mio ragazzo non mi parla quando sono con lui e quando arriva a casa mi comincia a tartassare di messaggi. Ma in che mondo siamo? Ciao Gio 95. Che cosa triste! 95, giovane giovane, sì. Vabbè, ma perché è molto più facile, ragazzi, oggettivamente, sì. Non sto dicendo che è giusto, è più facile dirti, per esempio, ti voglio bene senza arrivare al ti amo, ti voglio bene senza guardarti negli occhi, perché è una cosa, ed è quello il bello, che è una cosa che ti fa sì. Proprio... Comunque anche la chat, per esempio la chat di Facebook nello specifico, secondo me crea moltissime conoscenze nuove, cioè è una cosa effettivamente, la chat è molto facile come dialogo. Sì, no? Ma che conoscenze sono? Eh no, in verità fittizie poi, chiaro, chiaro, chiaro. Però appunto per questo, quindi anche i rapporti di oggi fondamentalmente, quello che vorremmo arrivare a capire se la pensate anche voi, secondo noi sono sicuramente molto più superficiali e molto meno... a lungo termine, probabilmente anche duratori. Che bello che quando parlo vedo Pitt lì, fa così. Beh, io d'accordo, io sarei curiosa di sapere quanti di voi hanno ancora il famoso miglior amico, quel miglior amico o miglior amica che tu chiami a qualsiasi ora del giorno semplicemente per dire ho voglia di parlare con te. Esiste ancora la figura del miglior amico? Io mi ricordo che quando andavo alle medie al liceo avevo questa figura del miglior amico, quando si è giovani è quasi fondamentale. Vero. Poi più si cresce, più si diventa selettivi, più è difficile avere delle amicizie. Assolutamente vero. Ma il miglior amico, secondo me, al giorno d'oggi, i giovani... È una figura che inizia un pochino a perdersi, sì, a mancare, brava Katty. Mi cogli, Jack, a dai, mancare. un altro. È successo anche a me di essere mollata di SMS. Tutte donne oggi. Alla fine, da brava donna, mi sono vendicata e ora quello che piange è lui. Coraggio, che ci sono tanti pesci in mare. Ci ha perso solo lei, bambolina zombie. Bella! Tra l'altro quante femmine, deve essere sì, il problema della mancanza di comunicazione, è un problema che colpisce soprattutto noi donne. Sì. Nel senso, ci manca avere questo rapporto, manca. Questo dialogo con, specialmente in questo caso con gli uomini, che siete un pochino timidine. Effettivamente le palle forse a qualcuno iniziano a mancare, iniziano come ha detto a mancare, prima. Mancare, vero. Sono molto più colpiti gli uomini da questa roba qua, cioè sono molto più gli uomini a usare come mezzo il lato virtuale e telefonico. Tra l'altro si chiamava Virgola, il gatto morto di cui parlavamo Virgola, prima. Esatto. Mi chiamo Virgola. Perché noi, sono un gattino. Finisci, sennò la mia frase non diventa più credibile. Stavo non lo dicendo comunque. Una cosa seria. Perché noi donne ci siamo emancipate, forse vi facciamo un po' paura voi maschietti. Non esistono più le mezze stagioni. Esatto. E gallina vecchia fa buon brodo, vai diceva cagare, qualcuno. Ho detto una cosa seria. Va ma bene. Non si può lavorare così. Voglio ringraziare anzitutto Roberto Raymond che ha permesso, ha fatto sì che Ketty e Alteria fossero su il tubo in maniera ufficiale e fica, quindi grazie per aver montato la nostra puntata, averla registrata e averla messa su un nostro grandissimo amico di chat, appunto. Un nostro grandissimo amico di chat, esatto, non lo conosciamo, però è stato molto carino e quindi mi sembrava doveroso. Detto questo, vi faccio vedere un gruppo video richiesta che invece a me piacciono molto, le video richieste che ho scelto. Loro sono i Rancid e questa è Time Bomb. Ah, no. Ah, sì. Ah, no.
Scasca. No, il primo ha detto no, ma non è vero, questo pezzo mi piace, mi gusta molto. Che poi i Rancid in verità, come dicevamo, sono molto più punk come genere, però hanno fatto qualcosa di ska come NoFX e quando l'hanno fatto secondo me gli è venuto molto bene. Ed è lì che sono usciti fuori dai nostri cervelli dei ricordi liceali di band che, di cui abbiamo perso un po' le tracce, ma chissà che magari non rispolvereremo. Esatto. Tipo le porno riviste, tipo abbiamo citato chi poi? I Matrios, che Vallanzasca, Pancreas, insomma queste band che comunque a me personalmente hanno segnato un sacco di sabati sera quando ero un po' più giovane, andavo anche poi a Rainbow. Dieci anni fa lo ska andava tantissimo comunque, era un genere, il punk andavano molto, quindi chiaramente noi quando andavamo a ballare, tra l'altro io che ora invece ne faccio, ai tempi lo odiavo con tutto questo. Hai avuto un po' la vita e le evoluzioni della vita, esatto. In ritardo. Va bene, sì, lo chiamiamo lui, l'uomo, il maschio? Vai, Jackie! Dato che questo mondo è tutto fittizio, io ho 4 migliori amici da sempre, ma amici inteso con la A maiuscola, esatto, su cui si può contare sempre e per ogni cosa. Saluti, Marco da Benevento. E Marco, ti invidio tanto, io adesso non voglio fare la sentimentale, però le amicizie, quelle vere, forse un po' anche per lo stile di vita un po' barbone, che ho sempre fatto barbone, nel senso che io ho iniziato a cantare a 15 anni e la mia serata, a parte quello, le mie serate erano sempre in sala prove e a suonare, quindi fai fatica magari a inserirti nella compagnia che esce tutto insieme. Il miglior amico che ho, però l'ho sempre vissuto con molte difficoltà, è una figata, tieniti ristretti, trattali sempre bene, grande rispetto. È vero, assolutamente d'accordo. Vai Jack! A proposito di emo, il mio migliore amico è un emo. Ha 14 anni, ma ho scoperto la persona più dolce del mondo. Non condivido la frangia giù, ma lui non si taglia le vene, ma è sensibilissimo e parliamo di tutto. Un salutone, siete stra simpa, Metal Mary. Bella zio. Ma infatti